fare. Danilo Toninelli, 5 Stelle, le vostre donne ieri non erano vestite di bianco. No, le nostre donne non erano vestite di bianco, ma erano all'interno del Parlamento. E questo perché con delle, noi l'abbiamo chiamate parlamentarie, serie e trasparenti, ben il 55% delle capelista, dei capelista era donna. E in aula siamo al 46% delle donne. Questo per dirle, l'obbligo dell'alternanza di genere è un'offesa per le donne, a mio parere. Le donne, per dare possibilità alle donne di entrare in Parlamento, all'interno ovviamente quindi di una legge elettorale, bastano le preferenze. Senta, come mai in questa alternanza di capigruppo voi che siete trimestrali ne avete messa solo una in quest'anno di donne, la Taverna? Questo è una scelta ovviamente dell'Assemblea, si candidano varie donne, in molte occasioni sono arrivate diciamo al ballottaggio finale un uomo con una donna e per un puro caso, per una mera coincidenza è passato per un uomo. Puro caso. Sì, assolutamente. Quello che volevo dire che anche se fosse passato l'emendamento dell'alternanza di genere non sarebbe cambiato nulla, perché questa legge elettorale fa sì che mette che un capo decida per tutti e quindi ci sarebbero state più donne che rispondevano ad un capo, ma che non avrebbero potuto con le loro intelligenze cambiare. Certo. Vorrei passare con voi tre, e a questo punto do la parola a Quadrio, alla questione economica. Ci sono gli ultimi 10 minuti e cerchiamo di capire che cosa aspettarci per domani. Professor Quadrio Curzio, lei come vede il ministro Padoan passare dal ruolo di colui che esprime le raccomandazioni in materia di economia e di lavoro a colui che le deve attuare in condizioni peraltro notoriamente drammatiche come la nostra? Il ministro Padoan, persona molto seria, come peraltro lo era Saccomanni, ha fatto un esordio adeguato al cambiamento di ruolo, e cioè è stato sostanzialmente prudente circa le modalità di attuazione di quelle misure che il presidente Renzi ha annunciato da tempo. Si è presentato quindi come neofita, anche se tale non è, perché come lei diceva ha partecipato moltissime volte a riunioni nel contesto europeo e internazionale, segnalando e sottolineando un fatto, che l'Italia intende rispettare gli accordi europei, ma nel contempo, nel giro di alcuni anni, rilanciare la crescita. E questo è il vero bivio di fronte al quale il governo si troverà già da domani. Come rispettare gli accordi europei, che non possono essere disattesi, ahimè, e come rilanciare la crescita. Quindi ha lasciato aperto questo dilemma che speriamo domani subisca un chiarimento, perché per ora il chiarimento non c'è stato. Toninelli, 5 Stelle, IRPEF o IRAP, come investire questi 10 miliardi? Guarda, quello che diciamo noi è bisogna uscire dal fiscal compact e sbloccare questo benedetto 3%. Il ministro Padoan, persona evidentemente competente, però è uomo dell'Europa e sicuramente è amico della Germania. Di conseguenza, se Renzi ha messo una figura di questo tipo in quel ruolo, è anche Renzi amico della Germania e amico dell'Europa. Io le porto due esempi. Poche settimane fa è stata presentata dal mio gruppo parlamentare una mozione sul fiscal compact, anzi contro il fiscal compact, e il PD compatto ha votato contro. Ne abbiamo depositato un'altra, in questi giorni andrà una in aula, un'altra mozione sullo svincolo del 3%. Questi sono molti, ma molti più soldi di quei 10 miliardi che probabilmente affettati in varie parti significheranno poche decine di euro per una piccola parte degli italiani. Ora siamo solo i titoli, domani vedremo, quello che diciamo è che i titoli sicuramente non bastano, ma che necessitiamo di qualche fatto in più e soprattutto necessitiamo di quelle coperture che, ad esempio, sulla legge di stabilità, la Corte dei Conti per 13,7 miliardi ha detto di non esserci. Sì. De Petris, anche lei teme che Renzi possa sciogliersi dall'abbraccio della Merkel con molta difficoltà? Purtroppo sì, il nodo Europa è un nodo che non si può far finta che non esiste, insomma. Noi tra l'altro stiamo per andare al rinnovo del Parlamento Europeo e quella sarà la discussione. Per quanto ci riguarda, c'è una svolta diciamo sulle politiche di rigore, quindi anche di superamento del fiscal compact, oppure sarà molto difficile la ripresa nel nostro paese, ma anche in molti altri paesi europei. Per quanto riguarda domani, è evidente che noi saremmo d'accordo a una riduzione dell'IRPEF, perché è quello che tendere per i redditi più bassi, perché è evidente a tutti che questo ridarebbe diciamo una certa progressività al sistema di tassazione.
sull'IRAP io che cosa dico? Dico che non si può, diciamo, ridurre senza nessun vincolo, non è che si può ridurre a tutte, bisogna, diciamo, avere la capacità di modularla, perché diciamo finalizzandola a chi investe e produce occupazione e innovazione, questi e quindi non può essere, diciamo, una riduzione per tutte. Se si adottassero, sì, diciamo, questi criteri, si potrebbe, diciamo, fare un'operazione, sì, interessante. Quello che io temo, però, e qui tutti stiamo aspettando per capire quali saranno le coperture. Le chiedo un po' di sintesi per dare la parola anche agli altri ospiti. Sì. Cioè, vorremmo capire da dove si prendono, diciamo, le risorse. Esatto. Questo non professore, è una questione da poco. Professore, se non c'erano fino a ieri, dove li troviamo noi, questi, diciamo, soldi? Per esempio, tagliamo spese inutili, come alcune spese, per esempio, sugli F-35, ecco, per esempio. Quadrio Curzio, professore, se non c'erano fino a ieri, dove li troviamo? Soprattutto una spending review su cui appoggiano buona parte degli interventi annunciati. Fino a che punto può essere considerato un'entrata certa? Ma io credo che fino ai 5 miliardi si può arrivare. Cottarelli, con un lavoro molto fondo e molto accelerato, credo che arrivi a quella somma, che è la somma che è stata poi citata in un'intervista dal ministro Padoan. Io credo che altri importi possano derivare dalla cosiddetta norma sul rientro dei capitali, sì, che potrebbe dare circa un 3 miliardi e saremmo ad 8 miliardi, e altri 2 miliardi potrebbero arrivare dai risparmi ulteriori sui tassi di interesse. E sotto questo profilo vorrei fare una piccola considerazione. Il fiscal compact è certamente un problema, ma se lo si affronta di petto non si va molto distanti. Bisogna cercare delle strade alternative che portino a un risultato equivalente. E sotto questo, sì, profilo io insisto sempre da tempo, e l'ho fatto anche con autorevoli personalità, sulla questione degli euro bond, dove l'Italia ha un sovrappiù di competenza anche per portare avanti la proposta, ed è una strada alternativa che tra l'altro andrebbe, sì, a favorire molto gli investimenti infrastrutturali di, ecco, cui l'Europa ha molto bisogno, perché senza investimenti infrastrutturali anche la occupazione non crescerà adeguatamente. Ecco, onorevole Toninelli, vorrei passare la parola a lei a questo punto su IRPEF o IRAP. Lei da dove comincerebbe, se ritiene che sia giusto cominciare da questo taglio del cuneo fiscale? È certamente giusto iniziare dal taglio del cuneo fiscale, ma bisogna prima dire dove si vanno a prendere questi soldi. Lei non ci crede alla spending review? Io credo alla spending review attuata. Siamo al terzo commissario straordinario che sta ripetendo il medesimo lavoro. La domanda che abbiamo fatto noi anche in aula è: dove sono i documenti del precedente commissario Giarda, ad esempio l'ultimo, prima di Cottarelli, sulla spending review? Giarda e lo stesso Cottarelli sembrano confermare l'esistenza di 13 miliardi di euro da recuperare in enti inutili. Questi enti inutili il primo ministro Renzi non ne ha mai parlato. Iniziamo da questi enti inutili, iniziamo dalla società partecipate, dei 13 miliardi degli affitti d'oro della pubblica amministrazione, confermo anch'io, dagli F-35, iniziano i parlamentari a tagliarsi gli stipendi. Ovviamente quest'ultimo non è un recupero di denaro enorme, ma è certamente quell'esempio fondamentale da dare ai cittadini, quantomeno per dare anche quel quid in più di fiducia. Confermiamo anche noi che gli eurobond sono, sì, sicuramente un qualcosa su cui l'Italia deve puntare, che la Germania ci deve concedere. Ecco, 30 secondi a testa lei e De Petris, vi prego di rispettarli. Il rapporto di Renzi con le parti sociali fa bene a ritenersi libero rispetto, per esempio, a Camusso? Toninelli. De Petris. Ma guardi, io penso, insomma, che a questo punto qui non dobbiamo fare discussioni molto teoriche. Ho 30 secondi veri, sì. La consultazione prima, non è un caso, io per esempio sono molto d'accordo con Landini, che si è assunto la responsabilità di indicare una strada, ha fatto, diciamo, una lettera aperta a Renzi su alcune questioni fondamentali. E a noi interessa vedere i fatti, non è che interessa semplicemente riprendere sul cerimonio di concerto. Quindi tra Camusso e Landini, De Petris simpatizza Landini. Per Landini. Ovviamente. Grazie a voi, noi ritorniamo con Radio Anch'io domani.